Bene, ora è il turno di Lara Comi, eurodeputata e vicepresidente del PPE. Ricordo a tutti, vi lascio il microfono, il tempo a disposizione sono 5 minuti, se la parte di no, dell'aeroporto, tra le che ho detto sì, assolutamente, ricordo. Ah no, era questo. Sì. Ok, intanto io vi ringrazio, sono abituata ai 3 minuti in plenaria, cercherò di adottare anche questo sistema a livello europeo, perché vedo che rispetto al dong funziona meglio, non vorrei che lo scambiassero per un attacco terroristico soprattutto a Bruxelles. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio per avermi invitato perché il tema dell'innovazione è un tema molto importante ed è un tema che è stato introdotto a livello europeo. A europeo abbiamo dato soldi, abbiamo dato fondi, abbiamo inserito una serie di progetti che servono per rendere il nostro paese, la nostra Europa più moderna. Partiamo da Horizon 2020, l'avete sentito tutti, ma l'abbiamo utilizzato poco, soprattutto in Italia. Avete sentito COSME? Sì, ma l'abbiamo utilizzato poco. E allora parto da questa riflessione. Perché in Italia non siamo capaci a utilizzare quei soldi che l'Europa ci dà? Rispetto a miliardi, pensate che Horizon 2020 è costituito da 80 miliardi stanziati costantemente. Il Fondo Garanzia Giovani è paragonato a 1,5 miliardi in 2 anni. Abbiamo speso di questi solamente il 60% e a volte speso anche molto male. Noi sull'innovazione ci crediamo tanto. Abbiamo dato anche una linea di fast track per i giovani che si lanciano con le start-up innovative. Tutto quello che è innovazione e ricerca per noi ha la priorità. Peccato che questo non lo riscontriamo a livello nazionale. A livello nazionale noi abbiamo dei grossi limiti infrastrutturali. Per avere la banda larga che altri paesi, anche più indietro di noi, hanno avuto prima di noi in proporzione. Noi ora stiamo cercando di avere la banda ultra larga, ma siamo uno degli ultimi paesi. Non siamo connessi. Il nostro www va a una velocità o download sicuramente inferiore rispetto ad altre realtà. I social network sono importanti, sì. L'innovazione è importante, assolutamente sì. Ma vi pongo una riflessione per rimanere nei 3 minuti. C'è un problema di privacy e questo è quello con il quale sto lottando maggiormente in Europa. Io adesso sono relatore dell'Unione Europea della Difesa, dove l'innovazione è fondamentale. Una delle mie proposte è quella che lo sviluppo di tutte le armi da difesa, non da attacco, perché noi siamo per la pace ma siamo per la prevenzione rispetto ad attacchi terroristici, si svolga in Italia al centro di ricerca europeo che si trova a Ispra. Sapete che pochi italiani lo sanno? Che noi abbiamo il più grande centro di ricerca europeo in territorio italiano, in provincia di Varese, dove l'innovazione è uno degli aspetti centrali che si viene a collocare. Ebbene, all'interno di questo ambito noi abbiamo però un problema della privacy, come vi dicevo, del limite della red line oltre la quale bisogna dire no. Lo dico anche in riferimento ai video che vengono pubblicati su Facebook, a volte video che hanno portato anche la morte di alcune ragazze, e questo vuol dire no, bisogna porre un limite. Un limite a quello che è la divulgazione per eccesso, un limite a quello che è anche la privacy di una persona che magari l'ha fatto inconsciamente in un ambito anche privato. E questo noi abbiamo difficoltà a capire qual è il limite. L'interpretazione che stiamo cercando di dare è quella della libertà alla persona, cioè la persona stessa che deve dire entro quale circostanza, entro quale livello io sono disposto a tralasciare la mia privacy. E allora questa è la massima libertà, perché la mia libertà inizia dove incomincia dove, scusate, la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. E questo spesse volte ce lo dimentichiamo e spesse volte andiamo anche in dinamiche che devono essere lasciate al privato. Ormai sembra tutto essere una casa del Grande Fratello. No, cerchiamo di amare anche qualcosa che non è
sempre sotto le telecamere, sotto i riflettori, e ve lo dico da politico che non ho vita privata. Ve lo dico da un politico che, se uno va al supermercato, trovi anche il cittadino, a volte educato, a volte maleducato, che anche in quella circostanza della tua vita privata ti inizia a parlare referendum, ti inizia a parlare di tanti aspetti, e su quello c'è una violazione della privacy. Per un politico no, il politico è tale 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Altra circostanza invece è quella che deve far riferimento però alle infrastrutture nostre. Io ho sentito prima il discorso dell'amico Ricci, ho avuto un convegno con il ministro Madia proprio qualche giorno fa, e l'appello è veramente quello di rendere internet e di rendere anche la pubblica amministrazione digitalizzata disponibile a tutti. Perché se da una parte noi abbiamo un problema di privacy, dall'altra dobbiamo capire che non tutti sono telematici, non tutti sono pronti a quello che effettivamente è il World Wide Web. Io non posso pretendere che mia nonna, 87 anni, utilizzi un PIN code unico. A volte faccio fatica a dirgli di utilizzare il bancomat con il PIN che ha il bancomat. Allora dobbiamo essere innanzitutto noi portavoce di quello che è l'innovazione. Io vi faccio questo piccolo esempio. I miei genitori fino a 2 anni fa non hanno mai usato WhatsApp, avevano ancora il famoso, non voglio fare pubblicità occulta, però il famoso Nokia con monocolore, e loro dicevano che quello riceveva il meglio possibile. Quando sono passati poi agli smartphone, gli è cambiata la vita. Gli è cambiata la vita, è cambiata anche a me, perché quando hanno iniziato a usare WhatsApp, anche su quello devo dirvi che è cambiata la vita alla sottoscritta, perché stando da una parte all'altra del mondo riescono a essere connessi, a mandarmi le foto. Insomma, si crea sicuramente quella dinamicità, ma proprio attraverso il passaparola, e da figli a genitori a nonni si ha questa digitalizzazione e anche questa volontà di rendere tutto più semplice. Attenzione che il più semplice è non sempre accessibile a tutti, e questo è il messaggio che secondo me dobbiamo lanciare. Ma il messaggio ancora più forte che vorrei lanciarvi è legato a quello che sta succedendo oggigiorno. Io ho vissuto in prima persona come voi la Brexit, ho vissuto in prima persona come voi la vittoria di Trump, e molte di queste battaglie elettorali con toni più o meno aspri sono state sviluppate dal web, sono state sviluppate dai social media, sono state diffuse a livello internazionale con i social media. E allora proprio a voi giovani io chiedo fortemente di essere sempre più innovativi, ma di essere tradizionali nei valori, perché quel valore legato alla persona, all'umiltà, all'essere anche leale, corretto, non si innova. È una tradizione, è un valore che non ha età. Non ha età, e questo allora ci fa utilizzare meglio le innovazioni e anche con rispetto nei confronti delle altre. Ad esempio sul Brexit l'innovazione è stata usata molto dai giovani che hanno votato per rimanere all'interno dell'Europa, ma non è stato sufficiente. Ad esempio per quanto riguarda Trump è andato a raccogliere i voti soprattutto in quelle aree dove i social media vengono meno utilizzati, in quella vera America, il cuore dell'America, dove è stata colpita da più povertà. E allora ha vinto su una guerra dei poveri, e questo non va bene. Ha vinto su una guerra di dire io sono il non potere forte. Non è vero, perché sia tu sia Clinton siete due poteri forti. Non sei un ragazzo di periferia del Bronx che sei arrivato con le pezze sui pantaloni e hai conquistato l'Europa. Sei un business manager di grande successo e i poteri forti li hai creati anche tu. E allora quello che noi dobbiamo fare è sicuramente quello di utilizzare l'innovazione per aumentare la democrazia. L'innovazione per dire anche ai giovani: comunichiamo tra di noi, dialoghiamo tra di noi anche sul tema della politica. Infatti io sono responsabile della comunicazione per il Partito Popolare Europeo e stiamo sviluppando tanto sui social network, perché a volte dell'Europa si sa troppo poco delle opportunità.
Noi abbiamo 3.000 posti di lavoro ad oggi disponibili nell'Unione Europea, soprattutto dedicati ai giovani, ma se non riesco a comunicarlo non serve a nulla. E per comunicarlo senza avere quei confini fisici lo posso fare solo ed esclusivamente attraverso internet, attraverso anche questi incontri, ma per andare oltre quelle barriere, quei muri che qualcuno vuole ancora costruire, bisogna avere il World Wide Web e soprattutto avere una linea veloce. Perché in certe aree, arrivando anche qui col treno, devo dire che ci sono dei cosiddetti blackout della linea. Ecco, questo è quello che non dovrebbe accadere nel 2016. Quando parliamo di un wifi deve funzionare, altrimenti è un grande spot, ma non si viene a creare la vera sostanza. Stiamo lanciando anche su questo un nuovo progetto sia di protezione dei dati, perché abbiamo il problema della cyber security, questo è un altro aspetto importante soprattutto per il terrorismo, ma nello stesso tempo abbiamo bisogno di comunicare sempre di più, comunicare con nuovi metodi ma a costo zero. A maggior ragione abbiamo approvato ed è in attuazione l'abolizione del roaming, perché questo vuol dire essere europei, comunicare senza costi, perché o si è europei a tutti gli effetti oppure l'Europa come è adesso non serve a nessuno e anzi è un peso per i giovani. Siamo qui per cambiarla insieme e con innovazione la si cambia ancora di più. Non ho ancora sentito il gong, ma penso di aver parlato per più di 3 minuti, mi avete dato su questo una possibilità, una chance. Io veramente vi ringrazio, mi scuso per non poter rimanere con voi, ma mi aspetto a bussar Tizio Como e poi il tour. Diciamo che per oggi termina, complimenti perché siete innovativi anche in questo senso e la politica ha bisogno di gente come voi e non di un'antipolitica, di ragazzi che spaccano le vetrine e che invece di credere nello Stato e nelle istituzioni distruggono quello che tanti e i nostri padri hanno creato. Grazie. Grazie alla Comi. Prima di presentare il prossimo ospite volevo dirvi una cosa che ci hanno detto i nostri social media manager. Hanno fatto sulla pagina di Fondazione Ora degli album con le foto di Francesco Pierantoni, potete taggarvi e portarvi a casa un ricordo della giornata. Grazie, grazie Dani. Tra l'altro volevo riprendere una frase dell'onorevole Comi che mi è piaciuta molto, innovatore nella tecnologia, tradizionale nei valori, credo. Sia molto molto importante. Volevo ringraziare anche Marco Piantini, consigliere del Presidente del Consiglio Matteo Renzi per gli affari esteri, che purtroppo non riuscirà a fare il suo speech perché deve tornare immediatamente a Roma, ma che ringraziamo per essere stato qui stamattina ai tavoli di partecipazione.